all'interno della Pinacoteca Patiniana, dove si è appena svolta la presentazione del testo di Claudio Spinosa, Amigdala. Allora Claudio, questo nome è così particolare, da dove deriva e perché lo hai scelto per la tua collezione di poesie? Sì, è un po' particolare in effetti. L'amigdala è, in termini tecnici è proprio una ghiandola posta nell'emisfero del nostro cervello e della sentinella delle nostre emozioni e della paura. E quindi l'amigdala è in grado proprio di percepire il pericolo intorno a noi e quindi attiva il corpo proprio ad una risposta immediata. L'ho scelto proprio perché parliamo di una ghiandola particolare, una ghiandola a metà strada, se vogliamo, fra il materiale e lo spirituale. E quindi si addiceva perfettamente a quelli che sono i miei versi, che sono un po' versi, come dire, sospesi.